Benvenuti o bentornati sul mio canale di Warhammer 40.000. Io sono Nemo e per questa edizione Flash andiamo a vedere l'infopack del Warhammer Fest da poco uscito. La principale differenza rispetto agli infopack precedenti o a quelli a cui ci ha abituato l'Open è questo particolare layout 3. Come vedete nel documento non è contenuto il layout 1. Perché questa cosa? Perché diciamo il sistema di riferimento per i tornei competitivi di Warhammer 40.000 è lo US Open, che nel suo infopack ha tuttora layout 1 e 2, ok? Quindi sono ancora in uso. Come è successo anche per il Warhammer Fest dell'anno precedente, probabilmente qui stanno sperimentando una modifica, infatti l'hanno chiamata semplicemente layout 3, ok? Che cosa cambia fondamentalmente rispetto al layout 1? Tenete conto che questo layout banalmente si utilizza sulle stesse missioni in cui viene solitamente utilizzato il layout 1, poi se vi può servire lo lascio nella descrizione del video. Quali missioni prevedono quali layout di gioco. La principale differenza è questo elemento scenico centrale con gli elementi scenici più grandi disposti a stella, diciamo sulla linea mediana del tavolo, piuttosto che come layout 2, layout 1 sui quarti di campo, ok? Che cosa comporta? Che sulle missioni dove c'è la possibilità di utilizzare questo layout, le zone dove vanno a insistere questi elementi scenici sono molto, molto, tantissimo più coperte rispetto a prima. Questo perché, ad esempio, missione 31, l'elemento, scusate, l'obiettivo che cade nella zona di schieramento è coperto. Missione 21, stessa cosa, l'obiettivo che ricade nella zona di schieramento è coperto e anche i tre obiettivi centrali si trovano ognuno dentro l'area di un elemento scenico. Differenza dell'elemento verde, diciamo del centrale, rispetto a quelli rossi, di cui fondamentalmente ha la stessa area, la stessa impronta sul campo di battaglia, è che mentre quelli rossi sono elementi oscuranti, quello verde non è elemento oscurante. Che cosa cambia questo qui? In buona sostanza, se vi mettete dietro da questa parte, potete vedere anche da quest'altra parte di qua. Se invece siete dentro, avete i benefici della cover. Diciamo, è come se fosse una rovina bassa per capirci. Verrà utilizzato? Allora, qui entriamo invece diciamo, su una discussione un po' più filosofica, se mi permettete questo termine. Layout 1, anche a detta dei giocatori più competitivi o comunque delle persone più attente al lato di gioco, probabilmente anche e soprattutto per le missioni in cui viene applicato, non è molto soddisfacente. Dà un grande vantaggio agli eserciti da fuoco e lascia gli obiettivi tutti equamente scoperti. Quindi un esercito da fuoco abbastanza resistente, esempio banale, GK, mi può venire in mente una cosa del genere, ok, è avvantaggiato rispetto a un esercito da fuoco però di tipo glass cannon, cannone di cristallo, che può essere una vecchia versione dei Drukhari o comunque un esercito degli Eldar in generale, che sono degli eserciti che magari hanno una fase di tiro preponderante rispetto agli altri eserciti, ma subiscono molti più danni. Questo layout probabilmente rimane sempre abbastanza a favore degli eserciti da fuoco senza fare distinzione fra i due tipi di eserciti da fuoco perché gli obiettivi ricadono grosso modo in degli elementi scenici, quindi danno una certa protezione dopo aver fatto la propria fase di fuoco.
Diversamente dal layout 1 che nel documento, almeno per il momento, non è contemplato. È segnato layout 3 per il discorso che vi dicevo prima. Diciamo che è un esperimento. A mio avviso, questo layout è sicuramente migliore del layout 1 per lo stesso discorso che facevo prima sul posizionamento e sulle missioni in cui questo layout verrà utilizzato. Verrà utilizzato successivamente anche agli open? Probabilmente sì, o quasi sicuramente vedremo un cambiamento sul layout di tipo 1. Detto questo, vi ho spiegato molto brevemente le novità uscite con questo documento di GV. Vi ringrazio per avermi ascoltato e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!